Vernio si stringe attorno alla famiglia di Jennifer Micio. All'indomani della tragedia che ha sconvolto il piccolo comune della Val di Bisenzio, in pochi vogliono parlare, tantomeno la famiglia di Jennifer, chiusa nel suo dolore. L'attività del compagno di lei, un negozio di alimentari e gastronomia a Dogana al Pucci, è chiuso per ferie. Lui, Jennifer e il figlio di 10 anni erano tornati da poco dal mare. La mamma, 49 anni, è impiegata nell'assistenza domiciliare e vive con il fratello di Jennifer, che nei fine settimana lavora a Red Lion, noto pub della zona. Una cosa però i familiari ci tengono a dirla: tra Jennifer e Daniele non c'era alcuna relazione, solo amicizia, che durava da tanto. La mamma di Daniele Baiano, presunto assassino di Jessica, poi suicidatosi, ha invece dichiarato alla Nazione che i due stavano insieme, seppur nella più totale riservatezza. Al circolo Arci Stella Rossa, di fronte al municipio di Vernio, dove la ragazza ha lavorato fino a ottobre scorso, qualcuno ricorda di aver visto affacciarsi spesso Daniele, soprattutto la sera. Sì, è venuto. Io l'ho visto lavorando giù come cameriera, l'ho visto a volte la sera quando lei era qui al bar. Sembrava proprio un amico, quando veniva qui stava ore a chiacchierare con lei, anzi. Secondo me era forse anche troppo buona. Com'era? È bello, una bella ragazza, barista lì, onesta. Cordiale. Cordiale, sì, gentile. Tutto. Per tutti quel che conta è che un bimbo di 10 anni ha perso la sua mamma, una ragazza forte e sorridente con la passione per le discoteche e per il dark. Così la ricordano tutti, anche l'ex sindaco Paolo Cecconi, che ogni mattina prendeva il caffè al Circolo Stella Rossa. Solare, brava, da quello che ho potuto percepire in questi contatti, appunto, così anche abbastanza immediati, che possono rappresentare la... I 5 minuti al bar. È una tragedia, io sono addolorato, sono rimasto agghiacciato da questo dramma. Proprio per dimostrare la vicinanza al dolore dei familiari della sfortunata ragazza, il sindaco Giovanni Morganti e la sua giunta stanno valutando di proclamare il lutto cittadino. La decisione sarà presa nelle prossime ore.